Quando gioca il Napoli ci troverete sempre qui con voi per commentare e vivere la partita insieme. Napoli-Fiorentina, settima giornata di campionato. Accanto a me, ma è inutile presentarla perché la vedete nel suo splendore, Tania La Gatta. Buonasera, ospiti con noi, mi faccio quelli storici, Salvatore Russo, Mattia Fele, Gennaro Iezzo, e tu presenti gli ospiti saltellanti. Sì, abbiamo Felice Strocchia, ex arbitro, ciao Felice. Ciao, buonasera. Angela Bertamino, attrice, ciao Angela. Buonasera. E poi abbiamo il cantante Diego Moreno. Buonasera. Ciao Moreno, Diego. È un piacere, con il quale condivido un recital su Diego Armando Maradona, uomo che portiamo avanti da anni. Però salutiamo Salvatore Russo, dai, che ci sarà così guardando. Turco, però Russo sicuramente sta a casa. Salvatore Russo, ciao Salvatore. Chiamaci. È sempre una nazione. Dell'est, come sempre, dire. Insomma, ti aspettiamo. Salvatore Russo, Salvatore. Ma una domanda dell'ignoranza: dove ha giocato il signore? No, non ha giocato, lui è un cantante. Ah, è un nome di giocatore, però. Importante. Potevi pure giocare. Ecco, devo dire che era un ala destra all'epoca. Viste. Vecchio. Senti, numero 7. Fammi approfittare di questa vivacità mentale di Salvatore Turco. Che stai preparando? So che stai preparando. Che tu vuoi mangiare, Patrizio? Ma sì. No, stiamo preparando diverse cose come sempre qui a Canale 8 ci sarà la terza edizione di Sartù, pensa te, la terza con tanti ospiti, domani sarà la penultima giornata di riprese e poi vabbè a ricetta tornerà come sempre, insomma, dove tante persone possono venire a cucinare e poi tante. Ma con sorprese. Chi sono i protagonisti di questa, come la chiamiamo? Sempre con me. Ah, sei tu solo? No, con me e con Marco Mazzisco, si scherza, Rosario Verde e tutta la produzione della Maxi ADV con Canale 8 ovviamente. Canale 8, quindi la vedremo qui, ma non si sa ancora quando, a sorpresa, poi ve lo faremo sapere. In questi giorni, in queste settimane. Va bene, ci manca lei, l'infiltrata speciale, Italia Mele. Italia, ci senti? Sicuro che sta fuori grotta, sì. Stavolta sta fuori grotta. Sì, sicurissimo, sono proprio a fuori grotta all'esterno dello stadio Maradona e ormai manca circa un'ora all'inizio della partita. L'ultima volta che si incontrarono qui al Maradona Napoli e Fiorentina era il primo ritorno a casa dei campioni d'Italia e fu un tripudio, una festa straordinaria. Questa sera il Napoli invece ha il dovere, se non addirittura l'obbligo, di vincere per accorciare la distanza che lo separa dalla capolista. Per quello che riguarda le formazioni ufficiali, dovrebbe essere questa la formazione con la quale scenderà in campo il Napoli, e cioè Meret con Di Lorenzo, Østigard e Nathan come centrali, Olivera confermato sulla fascia sinistra, a centrocampo Anguissa con Lobotka e Zielinski, Politano e Kvaratskhelia ai lati di Victor Osimhen. Linea allo studio. Vabbè, quindi formazione con i titolarissimi, no, mi sembra? Sì, nessuna novità. Anche perché poi alla fine diciamo c'è il turnover sempre tra Mario Rui mi dimentico sempre il nome di Olivera. Olivera. Cioè, ormai non mi entra loro. Chi ha inserito? Non dovevi suggerire. No, dovevamo viverci. Faccio fatica con Olivera, non so perché ogni tanto mi dimentico. No, diciamo alla fine la formazione è sempre la stessa. Cambia. Vabbè, mi sembra giusto confermarla, sta funzionando, no? Sì, sta funzionando. Poi apriamo la parentesi. Diciamo, sono i titolarissimi, giustamente, di una partita stasera. Importante, poi c'è la sosta di campionato per la nazionale ed è giusto giocare con l'effettivo al completo, perché anche se Mario Rui ha qualche mal di pancia a proposito, lui lo so, vabbè, c'è un po' di casino, vabbè, non ha fatto comunque lui, pare ha fatto che sia ancora la probabile formazione, potremmo avere qualche cambiamento. Sì? Invece per la Fiorentina credo che abbiamo la formazione ufficiale, ce l'hai, quella originale, ce l'abbiamo, eccola qua. Eccola qui, solito 4-2-3-1, Terracciano in porta, Milenkovic e Martinez quarta in difesa al centro, Parisi a sinistra e Caiode a destra, Duncan e Arthur, la coppia di centrocampisti, Bonaventura che agirà da trequartista, dietro la punta Anzolà e ai lati Brecalo e alla sinistra invece Iorco, mentre mancherà chiaramente Nico Gonzalez che a quanto pare dopo la partita di giovedì in Europa in Conference League è stato adesso messo in panchina. Fiorentina sicuramente squadra emergente, no? Poi anche famosa per i turnover. Diciamo la Fiorentina è una squadra che all'allenatore lo conosciamo tutti perché stava anche nel mirino del Napoli prima del discorso di Garcia, ed è una squadra che esprime insieme al Napoli e il Milan un calcio importante. È una squadra da tenere d'occhio e da non sottovalutare, questo è sicuro.
L'unico cambiamento è stato col portiere Terracciano, che ha preso il posto. Fa piacere, perché un portiere italiano, sì, è ritornato tra i pali, sta facendo anche molto molto bene. Però stasera c'è da fare una grande partita per sconfiggere questa squadra. Però pare che ci siano un po' di indecisioni sul portiere, perciò hanno messo Terracciano. Il portiere che qualche stava, perplessità sul precedente. Sì, sì, perché aveva fatto qualche errore, però Terracciano viene comunque dall'anno scorso, che ha fatto un campionato importante, anche in Europa aveva fatto delle grandi partite, e come succede spesso oggi nel calcio, si va su magari sulla novità, sui portieri stranieri, ma ricordiamo sempre che la scuola portiere italiana è sempre una migliore al mondo. Ma ci dici pure come si segna il suo portiere, scusa, è sempre l'avversario. Ma lo sa bene Kvaratskhelia, lo sapranno bene Kvaratskhelia. Felice, invece qualche curiosità sull'arbitraggio, oggi chi arbitra e come lo vedi quest'arbitro? Oggi arbitra Federico Lapenna, della sezione arbitri di Roma, è un arbitro che il Napoli ha incontrato l'anno scorso, se non sbaglio, verso aprile con il Verona, un 0-0. Io però l'ho detto anche l'anno scorso in quell'occasione, perché ero presente, è un arbitro che secondo me attualmente in campo non ci dovrebbe essere, per un motivo molto semplice, perché lui e un altro ex collega, Pasqua, che comunque è stato sospeso per 11 mesi. Io ho lasciato dire a lui. Perché è una cosa... Parecchio ingiusto. Questa è una cosa grave, secondo me. Sì, perché sì, per un arbitro che è stato sospeso 11 mesi, in un primo momento ha avuto 13 mesi, poi ridotte a 11, perché aveva gonfiato le note spese, cioè degli scontrini... Ma per un arbitro che prende quasi 5.000 euro a partita... Ma un chilo che stavamo andando a benzina. No, ma l'arbitro deve essere limpido. Ma è la prima volta che ritorna in campo oggi? No. È finita, mi pare, ad aprile 2021. Ha già espiato. Come parlavano di Pasqua, però. Di Lapenna. Perciò Lapenna, si segnava tutto come. ecco perché. Abbiamo la formazione ufficiale del Napoli. Prima c'è stato qualche cambiamento? Formazione, Patrizio, salutiamo tutti i nostri partner che ci seguono, a partire da Euronics Gruppo Tofano, i prezzi più bassi di sempre, altrimenti ti rimborsiamo. Facile rento, il noleggio su misura per te. Cennamo Arredamento, se puoi sognarlo puoi averlo. Puerto Svago, il franchising numero uno in Italia. Bernese, qualità, eleganza e tendenza. E DTF Italia, nuovi sistemi energetici, riscaldamento e climatizzazione. Bene, allora la formazione mi sembra confermata, quella che abbiamo letto prima. Ho visto giusto? Sì, 100%. Confermate? Sì. Va benissimo. Sentite, credo che qualche commento su Napoli-Real Madrid si deve fare. Poi dopo entriamo con la Fiorentina. Mi aspettavo pure da Felice, magari se c'è giusto 30 secondi. Il commento a ieri, all'arbitraggio di ieri. Ah, ma partiamo al fatto che l'Inter questo pareggio di ieri ci ha fatto... No, ma lui si riferisce al Milan. No, ma è una cosa che... Allora, io credo che ormai partite, invece di giocare a calcio, si gioca a pallavolo. Ecco, perfetto. Perché ieri c'è stata una cosa, per me assurda, nel senso che nell'era del VAR non vedere e non analizzare in una maniera oggettiva quello che è successo è scandaloso. Ieri i giocatori del Milan, con Pulisic. Ha preso nettamente il pallone qui con l'avambraccio e si vede chiaramente il movimento di portarsi. Se l'è portato proprio il pallone, 3 punti al Milan così. Ecco, e allora voglio dire una cosa, non possiamo dare una credibilità al calcio se poi si assistono a queste cose come si è assistito ieri sera. Io sto parlando da arbitro, da ex arbitro, in una maniera oggettiva, non da tifoso del Napoli o da simpatizzante del Napoli, perché questo dà la sensazione a tutti che non c'è quell'oggettività e quindi poi scheriti nell'armadio, si fa dietrologia, si fa tutte queste cose. Ieri il gol del Milan era da annullare. Il VAR non si è preso le sue responsabilità, che era di Paolo, se non sbaglio. Ma perché se abbiamo il VAR, pure lì riusciamo a incorrere in queste cose. È stata considerata un'azione di cui non si aveva poi la certezza. Non si aveva l'incertezza. Esatto. Quindi se non c'è la certezza... Ma solo la sensazione non la si poteva intervenire. Ma lì è più che sensazione, perché se tu analizzi, si vede anche la maglietta a maniche corte che si muove. Cioè lì si vede proprio chiaramente. Si è buttato proprio Pulisic, capo? C'è il famoso pure Pulisic d'erano Atos, insomma, se per me si fa una cosa. Ma noi viviamo, Patrizia, noi viviamo 15 anni, oggi ne parlavo con alcuni amici ex arbitri, che ormai anche loro sono usciti fuori da questa cosa, in cui l'arbitraggio e gli attuali arbitri sono figli
di cose politiche, diciamo volgarità, noi lo sappiamo, ma non lo diciamo. No, ma non di sono arrivati, non hanno, sono arbitri figli di una situazione politica vissuta negli anni, cioè i presidenti sono stati accontentati per essere il presidente dell'AIA, per essere votato, e quindi c'è stata tutta una situazione un po' politica, arbitrale, è chiaro, quindi non ci sono gli arbitri che vengono, quindi sono 15 anni di assoluto desertificazione. E quindi questi sono gli arbitri che ci troviamo oggi. Tu dici che c'è stato un passo indietro invece che avanti. Assolutamente. Io ho detto con un mio amico siciliano con cui abbiamo arbitrato insieme sia in Serie C quando c'ero l'arbitro che come assistente, sono attori che scendono in campo e non conoscono il testo teatrale. Sono professionisti, sono un po' amatoriali. Ma non hanno lo spessore per poter fare questo tipo di partita. Beh, questo è grave. Ma pensi che ci sia una posizione, stanno cercando rimedio a questa situazione di crisi arbitrale? Guarda, noi abbiamo il designatore Rocchi con cui ho arbitrato per tanti anni, sia in Serie C che come in Serie A, che è un bravo ragazzo e anche molto valido, però purtroppo si trova a gestire una situazione, come ti dicevo, figlia di 15 anni di assoluta desertificazione, cioè di arbitri che non sono cresciuti in campo ma sono stati proposti piano piano perché poi c'è una situazione politica arbitrale che bisognava accontentare. Però intanto parliamo sempre dopo. Cioè, mo intanto il Milan ha fatto 1-0 a Genoa, ed è primo. Poi c'è la farsa, quella là che fanno a DAZN del VAR. No, quella di ascoltare. Fanno ascoltare quelle che vogliono praticamente. Andiamo da Italia, che vedo scalpitare con degli ospiti. Ciao Italia, sei lì? Sì, allora ci sono delle persone che stanno per entrare allo stadio ma che hanno voglia, come tutti i tifosi, di dire la loro, perché è un momento un po' delicato questo per il Napoli, reduce da una sconfitta, al di là della prestazione che può essere stata soddisfacente della squadra, che però ha perso era soltanto la terza volta che accadeva in casa nella fase a gironi. Ed ora, per quello che riguarda i tifosi già all'interno, c'è la risposta dello stadio: non è sold out il Maradona, ma ci sono circa 50.000 spettatori. Però voglio sentire il loro parere. Torna a Napoli Italiano, che è stato uno dei candidati alla panchina del Napoli. Sarà una bella sfida, è preoccupato o fiducioso? No, siamo fiduciosi, anche se a me Italiano piaceva, però Garcia pure è un bel allenatore e sta facendo il suo lavoro bene, e siamo fiduciosi che Napoli stasera vince sicuro proprio, io sono sicuro. Pronostico? 3-0 per il Napoli. Goleador? Osimhen e Kvaratskhelia. Doppietta di chi? Doppietta di Osimhen. Poi ci sono due bimbi, uno si chiama Diego, uno si chiama Pasquale, voglio soltanto sapere una cosa da voi: vi dispiace che Osimhen non esulti più come prima? Sì. Sì. Quindi vorreste che tornasse tutto come prima? Sì. Allora Victor, farlo per loro, se non vuoi farlo per nessun altro, prima di darvi ancora la linea, un'ultima battuta. La Fiorentina è stata spesso una squadra che ha creato difficoltà al Napoli, hanno la stessa identità di gioco. Come te l'aspetti stasera, che cercherà quindi di avere un baricentro alto, di attaccare il Napoli nella propria metà campo, oppure più attendista, quindi con un possesso palla maggiore da parte del Napoli e soprattutto un possesso palla molto avanzato? No, mi aspetto sempre la solita Fiorentina, però stasera giocheremo bene, meglio di martedì secondo me. L'avversario è diverso? Sì, faremo una grande partita. Quindi si recupereranno altri due punti al Milan? Sicuramente. Va bene, c'è tanto ottimismo qui al Maradona, io vi restituisco la linea, ci vediamo dopo, ciao! Sì, ciao! Speriamo, perché è quello che proprio il Napoli ne ha bisogno, ma anche questa settimana abbiamo il gioco ticket lanciato dai nostri amici di Euronics. Aspetta, Diego, abbiamo pure Diego Moreno, usiamo tutto quello che abbiamo. Vai con i momenti che non fanno bene. Chiaramente un ritornello toscano, dammi un'atmosfera, questa è una ricetta tipica dei contadini toscani. Mi sto emozionando, guardate. La ribollita è una delle più famose zuppe di pane e verdura della tradizione contadina toscana. A base di cavolo nero, fagioli, ortaggi invernali, è una pietanza gustosa. Primo piano, ok, ce l'abbiamo, vai. Che qui vi presentiamo in versione semplificata. Esecuzione media, tempi veramente brevi, molto facile da fare.
200 g di cavolo nero, 150 di cavolo di verza, 50 g di fagioli cannellini lessati, sempre per abbreviare. Molto economico, vedete, è proprio popolare, come dice. Cipolla, carote, patate, salvia fresca. Non può mancare un cucchiaino scarso di concentrato di pomodoro, assolutamente in Toscana l'olio extravergine d'oliva. Sale, pepe e un po' di pane raffinato. Ma vediamo come si fa questa ricetta. Questa versione si chiama ribollita semplice perché utilizziamo cannellini già lessati, abbattendo il tempo di ammollo di una notte e la ribolliamo dopo qualche ora invece che il giorno seguente. Iniziate la preparazione della ribollita semplice dal soffritto misto. In una capiente casseruola fate appassire in olio la cipolla tritata finemente. Quando sarà trasparente, unite patate, carote, tutto a dadini e fate insaporire. Cavolo nero lo aggiungete eliminando le coste più dure. Cavolo verza tagliato a strisce, mi raccomando, sottili. Unitele al soffritto con salvia e concentrato di pomodoro. Coprite completamente con acqua, salate, pepate e portate a bollore. Abbassate la fiamma e proseguite la cottura per circa un'ora. Trascorso questo tempo, unite metà dei fagioli passati al passaverdure. Ha fatto comunque. Wow, guarda, è difficile andare avanti dopo un momento così intenso. Io proporrei un applauso. È un momento. Diego Moreno, grazie. Veramente. Grazie mille. Io mi trovo puta casa, dopo Portafoglia, ricetto lo dottore invece. Puoi dare una mano pure tu, veramente. Bene, torniamo da Italia. Eccoci. Sì, allora anche io ho ascoltato con molta partecipazione e insomma anche un certo languorino la ricetta che avete appena declamato in studio e comunico insomma ai nostri ospiti quello di cui si parlava. È stata letta in studio la ricetta di un classico della tradizione culinaria toscana che è la ribollita. Non so se voi l'abbiate mai assaggiato o no, però sicuramente vorreste stasera gustare un bello spettacolo qui al Maradona. La Fiorentina arriva inaspettatamente a pari punti con la capolista e questa è già una notizia clamorosa per certi versi. Viene da un impegno notevole in Conference League, ha avuto 48 ore in meno di riposo, ma la partita è da giocare. Certo, la Fiorentina parte sicuramente con i favoriti del pronostico che pendono tutti dalla parte del Napoli. Come ho detto, la Fiorentina parte con qualche energia in meno, con un Nico Gonzalez che non parte titolare, questa è una buona notizia per il Napoli e che deve assolutamente vincere stasera, sia dopo i risultati delle altre big, perché l'Inter ha pareggiato, il Milan stava per pareggiare, fatto sta che dobbiamo assolutamente vincere per non distaccarsi da quel gruppone che si è venuto a creare delle capoliste e poi anche perché questo lo possiamo considerare a tutti gli effetti uno scontro diretto, perché come hai detto tu arriviamo a pari punti, quindi per forza c'è da distaccare di 3 punti la Fiorentina e ci dobbiamo unire a quel gruppo di squadre che lotta per lo scudetto e soprattutto oggi dobbiamo assolutamente vincere perché questa è la squadra che negli anni ci ha... Per dare biscotti ai giornalisti durante la sosta, ti fermo Egidio, continuiamo dopo. Ora parliamo invece di campo ancora. Chi ritieni che in assenza di Nico Gonzalez possa essere il calciatore più fastidioso per il Napoli? Secondo me il più fastidioso sarà Nzola, perché è un bel giocatore nei duelli e stasera Nathan dimostrerà ancora una volta di essere un grandissimo sostituto di Kim, perché fermare un Nzola sembra facile ma non è, è un gran giocatore Nzola e Nathan non è da meno e dimostrerà ancora stasera tutto il suo valore. Sì, tutto il suo valore. Grazie, una battuta con questo amico che è qui in coda per entrare. Tu non vuoi parlare, parla lui. Allora, insomma, la vicenda di Mario Rui, del procuratore, di Olivera, alla fine il mister ha scelto di confermare Matias Olivera sulla fascia sinistra. Pensi che questa situazione sgradevole sicuramente potrà risolversi positivamente? Allora, questa è una situazione che non fa bene in generale all'ambiente Napoli e la gente dovrebbe, Giuffredi dovrebbe stare un po' più attento a quello che dice, alle dichiarazioni che rilascia, perché ora stiamo uscendo da un momento non facile e questo non aiuta, dobbiamo stare tutti insieme, società, calciatori e anche procuratori, dobbiamo rimanere nella stessa direzione. Magari gli agenti hanno altri interessi, ma noi dobbiamo pensare solo al bene del Napoli. Grazie, linea allo studio.
E allora la novità del giorno. Novità è che quest'oggi inizia il mese di ottobre, almeno in Serie A per quanto riguarda le partite del Napoli, e il Napoli lo inaugura con una nuova maglietta, quella in versione Halloween, ispirata tra l'altro al cimitero delle Fontanelle. La possiamo vedere adesso in grafica, che negli spogliatoi, ecco, sono già pronte per essere indossate. Questa è la novità, che tra l'altro andrà avanti per tutto il mese, quindi nelle tre gare che il Napoli giocherà in Serie A in questo mese di ottobre. E tra l'altro, Patrizio, volevo anche aggiornarti sui risultati dell'altra partita delle 18:30, ovvero Cagliari-Roma, terminata 1-4 con doppietta di Lukaku. E da segnalare c'è l'infortunio di Paolo Dybala, botta al ginocchio per lui, uscito in lacrime con Mourinho addirittura con le mani tra i capelli, quindi peccato purtroppo per Dybala, forse si prospetta uno stop abbastanza lungo. Vabbè, mi fa piacere che Napoli come sempre assorbe e rielabora le tradizioni altrui, ci siamo impadroniti anche di Halloween, ma questo fa parte proprio del nostro DNA. Bene, allora io vorrei fare qualche commento su Napoli-Real Madrid. O conclude la ricerca. Devo partire da Gennaro, perché là la polemica della settimana è stata quella al povero Meret, che secondo me è un po' stata pure un po' esagerata la cosa, perché quel tiro veramente era impensabile, sorprendente, per cui credo che abbia agito di istinto e non ha messo a frutto l'esperienza, no? Quella mano, ma allora, veramente è arrivata all'improvviso. Allora, il problema è che purtroppo su Meret ci sono polemiche ogni volta che prende gol, anche sul rigore. Se lo segni sul rigore è colpa di Meret. Cioè, il discorso è che uno ci deve stare in certe situazioni, allora, deve vivere. Simpatica la slide, che la prima cosa, scadenza contratto subito. Stiamo parlando di qua. Sì. No, la prima cosa. Proprio. Allora, ecco qua, allora, scadenza contratto 2024, quindi la situazione per lui è molto calda. Subiti 10 gol in 9 partite, com'è alta percentuale? Ma mica è colpa del suo portiere, quando si prende gol è colpa un po' di tutta la squadra. Ma ieri sera, che ha visto la partita di derby, il portiere del Torino ha fatto due uscite a vuoto, i due gol della Juve sono colpi, eccoli. Ma Felice, quello del Real Madrid, il gol del Napoli esce a vuoto Keipa, Napoli fa gol. Il problema è che purtroppo oramai viene attribuito ogni gol preso a Meret per un errore. Cioè, se io devo parlare di grossissimi errori di Meret in questa stagione, io non ne ho visti. In particolare, se vogliamo Real, invece però, andare appunto. Allora, col Real vogliamo spiegare. Allora, in poche parole, allora, quando uno va in traiettoria, no, su un tiro fortissimo del genere, nel momento in cui parte la palla si va forte per deviarla, perché su quella palla si va con una mano. Esatto. Cioè, va con una mano. Sì, sì. Se ho sentito discorsi che si va su con due mani, questa è un'altra storia. Lui va bene, ma sulla palla, ma nel momento in cui viene deviata, cioè non ha il tempo di intervenire e cercare di andare su una traiettoria diversa. Cioè è quasi impossibile. Qui c'è la deviazione di spalla. C'è stata la divisione di spalla e praticamente l'ha messo fuori causa. Poi è stato sfortunato che gli prende la traversa, si batte dietro la testa e va dentro. Questo è un altro discorso, ma non si può attribuire a Meret ogni gol. Io, per riprenderci da questa polemica, l'unica è toglierci l'incubo di gestire una macchina. Per cui io direi di approfittare dell'offerta di Facile Rent. Sì. Siete d'accordo che almeno là non ci pensiamo, ci pensa Carlo Cennamo, patron di Facile Rent. Carlo Ciampi. Però conosce Cennamo, però. Posso avere un badante? Allora, stammi vicino e tu entra, perché qua. Allora, approfondiamo il discorso. Ciampi, Carlo, mi dai i capelli bianchi. A questo punto io metterò i puntini sospensivi, entra Tania e la sua lucidità e mi completa nome e cognome, perché oggi va bene, è giornata. Allora, a proposito di Mani, ma giusto per chiosare. Ma vi siete accorti che non abbiamo chiuso la ricetta della ribollita? Quando è il momento? Vogliamo finire? Perché sta la gente ancora a casa. Ma Diego si è fermato. C'aveva fame, praticamente. È in cottura. Diego si è fermato. Salvatore si è interrotto. Comunque se la mangiò. Arrivano telefonate, gente che sta. Facciamo una cosa. Facciamo una bollita, ribollita, poi facciamo una. Allora concludiamolo così, signori, poi sono cazzo. Allora concludiamo la ricetta, si parlavi luci di prima. Siamo al clou, yeah. Te lo voglio dire, non devi dare che te la mangi. No, la devi cucinare per altri 30 minuti. Ah, ecco, quindi per altri 30 minuti. Maestro. Quindi cotta, maestro, via. Si uniscono gli ulteriori fagioli restanti, che aggiustano i sapori, sale, pepe, eccetera. In Toscana mangiano. Noi facciamo la variante con sale. Sì, però non interrompiamo la ricetta. Ehi,
pane in casseruola e si aggiunge poi con alcuni mestoli di minestra e si alterna. Scusa, assai fogli, per capire, perché si fa una sorta di lasagna, ecco, uno strato di pane, uno strato di minestrone. Ma avete capito foglio là? Poi il giorno dopo la devi riscaldare. Vabbè, ma noi la riscaldiamo. Finale. Finale? E si fa riposare possibilmente 4-5 ore. Applauso. Quindi la mangerai domani. È finita. Questo burdello se ne vado rimane praticamente. Va bene, no, ti volevo dire. Finita la volevi mangiare. Perché i messaggi arrivano giustamente i messaggi. Sì. Ma Pulisic non è detto che era fallo. Guardandolo da un'altra prospettiva, non è fallo. Quale? E ci sono le immagini, ti faccio vedere. Vediamo. Quello di Pulisic. Pulisic, perché ha detto proprio lui, Pulisic non vuole essere. Ecco qua, questo è Pulisic. Ecco. No. Se lo guarda questa prospettiva, vedi? Ha scartato non è fallo, per carità. Assolutamente no. Ma non ho capito. Non è fallo, ecco. Tiro gol, non è fallo, signore. No, regolare. Il replay, guarda Diego, guarda. Ecco. Tiro gol, non è fallo. Tutto valido. Ha chiesto il bar qua. No, qua in Irlanda qui era in Irlanda. Chi è bar secondo me è chiuso l'arbitro. Stava al bar. Ma che sport è, scusa? No, questa era una è Pulisic, uno sketch, è Pulisic che la partita irlandese. Vabbè, insomma, come ha giocato il Napoli col Real Madrid? Traiamo le conclusioni. Ha giocato bene. Mi sembra una bella partita. Allora, per me molto bene, che è chiaro che c'è stato quell'infortunio del nostro capitano che ne fa una all'anno e purtroppo l'ha fatto proprio contro il Real Madrid, il primo gol del Real Madrid, pareggio, no? Lì è stata veramente una disattenzione, perché poi ci può stare, perché quando riparti da dietro c'è sempre questa situazione che può succedere. C'è il rischio. Però ha giocato benissimo. Il Napoli assolutamente non ha meritato di perdere. No. Io infatti pensavo, cioè, secondo me la partita doveva concludersi con un pareggio. Sì. Ma su questo io vi do un attimo appuntamento a tra qualche secondo, anzi minuto, perché noi ci fermiamo, ci sono i consigli di shopping dei nostri partner, ma non cambiate canale. Ma per l'amor del cielo, non lo cambiate. Ci sono tante sorprese, ancora i talk qui in studio, collegamenti con Italia e poi l'inizio della partita Napoli-Fiorentina. A tra poco. Tra pochissimo. Ari, eccoci qua. Io approfitterei subito della presenza preziosa di un musicista valente come Grazie. Diego Moreno. Ah, no, scusa, no, pensavo io. Ma perché tu suoni pure tu? Anch'io un momento dopo. E dopo ci fai sentire qualcosa. Che strumento suoni? La chitarra ce l'abbiamo. C'è la chitarra? Ecco, a posto. Allora, siamo a posto. No, c'è la chitarra. Senti, Diego, io vorrei, siccome, vabbè, tu sai l'amore che ha questa città per Diego, indimenticato. Sì. Vorrei che raccontassi, a proposito, perché noi in un recital raccontavamo l'uomo, perché ormai del calciatore, di tutte le nefandezze che gli hanno attribuito abbiamo sentito in abbondanza, invece noi abbiamo fatto proprio uno spettacolo dedicato all'uomo Diego. C'è un aneddoto che mi emoziona sempre quando lo raccontiamo. Quello di Riccardo Boccini. Nel racconto un po' chi era Boccini. Boccini era il numero 10 per eccellenza, insomma, chi conosce la storia del calcio, dell'Independiente, il loco Boccini, quindi era anche un creativo nell'essere numero 10. Pensa che tutto il resto della famiglia di Diego Armando Maradona erano tifosi abbastanza, insomma, accagniti del Boca Junior, però Diego, per amare Riccardo Boccini, non si dichiarava del Boca, come poi se successivamente lo farà, e per regalare questo sogno a Riccardo Boccini, perché che era diciamo stato non era rare volte stato o forse non era mai stato convocato in nazionale per il mondiale del Messico che l'Argentina vincerà, lo convoca e lo fa giocare gli ultimi 3 minuti all'interno di una partita, così lui diventa finisce la carriera avendo come, giocato avendo, in come nazionale titolo, anche campione del mondo. È un gesto che solo Diego non poteva era fare è solo Diego di poteva per un fare. Collega. Ma la vita di Diego era piena di questi gesti, noi ne abbiamo raccontato e raccontiamo il tango. A questo punto fammi sentire pure una canzone che tu hai dedicato al Napoli. E questa ultima che si chiama Azzurro Corazon, che poi ovviamente è il cuore azzurro, no, che batte, e devo anche a te la partecipazione di tanti attori. Scusa, mi trovo un po', manca ma guarda caso, guarda caso, a caso con un cuore azzurro, vedi, ascoltando le sue parole. Giustamente, quando uno è preparato, Azzurro Corazon lo vedrete. Sentiamola, è il mio inno d'amore verso Napoli, è il Napoli. Ce l'abbiamo in regia, eccola. Esta canción se va pa Napoli, desde el corazón azzurro. Azul como este cielo, azul como nuestra esperanza. Azzurro lo scudetto con sabor a libertad. Libertad. Y cuando los muchachos salgan todos a la cancha.
siempre eso te sueño, sueño de una gran ciudad. Y hoy Napoli festeja y lo corea todo el estadio. Que desde fuera y grota todo el mundo llega. Bella, bella, complimenti maestro. Bella. Vedo Italia ballare ai bordi del campo, no, fuori dal campo ancora. Prima che entri, vogliamo un ultimo collegamento, credo che ci siamo quasi, devi entrare. Fuori dal campo, grazie alla musica che avete condiviso, dentro il campo c'è un DJ set pazzesco, per cui insomma immagino che il Maradona sia sfrenato nelle danze, però noi siamo concentrati sulla partita, che è una faccenda molto seria e molto importante. Allora cominciamo subito con quello che accadrà tra un po' qui all'interno dello stadio Maradona. Non è una partita svolta, non è una partita decisiva, ma è una partita molto importante, d'accordo? È una partita importantissima, una premessa, un saluto a Salvatore Turco, so che stai giocando bene, Zerbin al posto di Kvara da fatto pigliano sacche soldi, un bacio a Salvatore, sono un fan proprio di Salvatore, lo sai. Poi volevo dire sì, sicuramente è una partita importante, volevo dare però un consiglio a Garcia. A Napoli si dice, chi non tiene coraggio non si cocca che femmina è bella. Garcia, basta con questa sostituzione per pareggià, proviamo a vincere perché la squadra lo vuole fare, quindi assecondala. Dopo devi anche fare una comunicazione di servizio. Allora invece qui abbiamo uno storico tifoso della curva B, lui ne ha viste di partite centinaia, migliaia, non le contiamo. Sei un evergreen, custode di una fede. Custode di una fede, sì. Allora Pasquale, ascoltami, dal punto di vista del tifoso, quello curvaiolo, quello che non lascia mai solo il Napoli, una domanda: ma questa faccenda di Victor Osimhen in realtà interessa veramente ai tifosi del Napoli? Il rinnovo, il contratto, rimarrà un anno, due anni, non si sa, oppure ai tifosi del Napoli interessa che Victor Osimhen il tempo che passerà qui a Napoli lo trascorra facendo gol? Allora innanzitutto io ti posso dire il mio pensiero, non il pensiero della CUP, perché ognuno è libero di pensare a quello che vuole. Personalmente io ti posso dire che affinché lui indossa la maglia del Napoli la deve, diciamo così detto, sudare e onorare. Poi i suoi problemi societari, economici, sono questioni che noi non ci, cioè a me e a me persona, la gran parte dei tifosi non ci legano. Se non ha la possibilità di guadagnare molto di più in un'altra parte, però anche la società ha interesse di ricavarne il più possibile e immaginare. Quindi lui se sta qua e oggi può chiedere un contratto un po' più oneroso di questo che c'è attualmente, grazie a Napoli. Grazie, grazie, una battuta rapida anche con te, stasera partita complicata, te l'aspetti che la Fiorentina se la giochi oppure è ancora un po' sulle gambe dopo la fatica di giovedì e quindi aspetterà il Napoli? No, io aspetto che, buonasera a tutti prima di tutto, una partita rognosa stasera, è vero la Fiorentina ha giocato in fine settimana anche in Napoli, però il Napoli ha un giorno in più due di riposo. Quindi no, la Fiorentina penso che se la giochi la partita, perché sappiamo che Vincenzo Italiano come gioca la sua squadra, quindi se la giocherà, anche se piccola, forse giocherà un po' in difesa e difensivista, però se Napoli è bravo possiamo portare a casa un bel risultato, ecco. Grazie, allora prima di restituirvi la linea devi dire una cosa importante. Sì, è una cosa seria, via Terracina dopo la partita da quest'anno è a doppio senso ed è una cosa assurda. È una strada dove c'è un pronto soccorso. Martedì dopo la partita io personalmente sono rimasto un'ora e mezza fermo sempre e le ambulanze insieme a me ferme. Un minuto salvano la vita, quindi chi ha fatto sto piano traffico deve essere o rimosso o tirato almeno d'orecchie. Va ripristinata a senso unico Versagnano, è gravissima questa cosa, va bene? Va bene, noi ci facciamo portavoce di questa segnalazione. Prima di salutarvi dobbiamo dare la parola ad Antonio perché altrimenti lui non entra allo stadio. Antonio, voglio da te soltanto la previsione del risultato. Senza guardare polemica alle altre squadre, stasera il Napoli per me, con tre gol di Osimhen e uno di Kvaratskhelia,
4-0. Fantastico, e poi qui c'è la Turchia e c'è anche la Polonia. Ciao ragazzi, linea allo studio, ci vediamo dopo. Ciao. Grazie, io sono sicuro che stasera ci divertiremo, vedremo una partita interessante, divertente. Mattia. Allora, ci sono un po' di cose. Innanzitutto è intervenuto Simeone a Dazon, se la regia mi aiuta facciamo proprio vedere le sue parole. Dice: voglio molto bene al Napoli, il mio momento arriverà, e Nico, che sarebbe chiaramente Nico Gonzalez, è fortissimo. Per me trovare la motivazione e vedere dove sono, cosa rappresenta per me indossare questa maglia, ed è chiaro che poi un giocatore vuole giocare di più, ma io devo continuare su questa strada, dare il mio contributo, e poi voglio molto bene alla squadra, a Kvara e Osimhen, e devo continuare a lavorare bene per il Napoli. E poi un indizio social molto interessante che riguarda invece Victor Osimhen. Abbiamo parlato nelle scorse settimane di questa diatriba, insomma, social per il video di TikTok, poi per le foto tolte da Instagram da parte dell'attaccante. Questa sera ha messo un like, che magari non vuol dire ancora nulla, però può significare un avvicinamento almeno in parte ad una clip del profilo Instagram del Napoli, e quindi magari c'è aria. Ma Mattia, ecco, le foto ci sono? No, non l'ha rimessa. Le foto non ci sono ancora, però aspettiamo e vediamo anche se questa potrebbe sera essere un segno. Vediamo se questa sera esulterà esattamente, esulta, o calciamo secondo me fanno riporta. Secondo potrebbe me essere un segno, però andiamo al telefono che ci chiamano. Pronto? Pronto, buonasera, sono Gennarino Nasti. Buonasera Gennarino. È caduto. Pronto? Sì, ti ascoltiamo, ascoltaci dal telefono però. Sì, sono Gennarino Nasti, chiamo da Merito. Penso che stasera il Napoli vince. Bene, ce lo auguriamo tutti. Il Napoli vince stasera. Bene, quanto finisce questa partita di oggi? Facci un pronostico. Finisce con il 4, vai. Ah, tutti sul 4. Dai, ok. Vabbè, hai telefonato tutto al numero... Però, per concorrere all'estrazione dei biglietti. Il quiz si fa stasera? Sì. Certo, l'abbiamo detto prima, però devi mandare un messaggio al 334-3406-054, scrivere il pronostico e tentare la fortuna. In bocca al lupo, Gennarino. Grazie. Che? Ha detto grazie. Ah, grazie, una E lunga. Grazie mille. Grazie a te. Abbiamo altre telefonate o chiedo ad Angela Bertamiro, che sta facendo un progetto interessante col Teatro Mercadante. Ci sono altre telefonate o passo a lei? E vediamo la regia, appena avrà la telefonata ce lo comunica. Allora Angela, ci racconti questo progetto che fai col Teatro di Napoli? Allora, il progetto si chiama Achille 50. È un progetto in realtà che è fatto dal Teatro di Napoli, ma anche dal Ministero della Cultura, dalla Regione Toscana, di cui sopra, insomma, poi, siamo sempre, la serata esatta siamo sempre per parlare. In Toscana, perché appunto Achille della Balanza è questa compagnia toscana che ha deciso di festeggiare i suoi 50 anni con questo progetto, includendo degli artisti napoletani, ed è un progetto di teatro di strada all'interno della Metropolitana 1 di Napoli. Beh. E siamo 15 artisti. Siamo stati selezionati e faremo questa performance. Quindi proprio questa settimana. Improvvisazione che... o c'è un no, testo? No, cioè, abbiamo fatto uno studio proprio anche della struttura metropolitana, della città, ognuno si è studiato delle stazioni, delle tappe, abbiamo fatto dei sopralluoghi, facciamo un laboratorio intensivo per... Quindi quando si può vedere? Giovedì. Da giovedì. Giovedì alle 17. Ok, siamo curiosi, verremo a curiosare allora nella Claudio Metropolitana Astri, che sarà cosa in regia, che appunto è il nostro regista, e lavoreremo a questa cosa proprio all'interno del Mercadante, ce la stiamo preparando lì. In bocca al lupo allora. Altre telefonate ne abbiamo? Abbiamo tantissimi messaggi perché ci sono veramente tanti pronostici riguardo al gioco lanciato da Euronix Gruppo Tufano. C'è un 4-2, 3-1, 2-2, 3-0, 1-0. Ci sono veramente di tutti i tipi. Ma andiamo al telefono perché ci chiamano anche da casa. Pronto? Pronto? Sì, buonasera, ciao. Ciao, buonasera. Con chi parliamo? Comunque complimenti per la trasmissione innanzitutto. Grazie. E niente, io sono un pochettino, diciamo così, preoccupato per l'allenatore che noi abbiamo in questo momento. Penso che tanti la pensano come me. Ma è un po' si è assopita questa cosa, È un po' rientrata questa è paura. Senti, io lo vedo in confusione.
i saggi, la formazione, la fanno il giocatore, la fa lui, cioè queste sono cose che fa male a sentire. Queste cose non devono proprio uscire fuori, il pubblico non deve sapere tutte queste cose, loro possono fare tutto quello che vogliono, però non deve uscire fuori tutte queste notizie dallo spogliatoio. Però mi sembra però che siano stati molto spesso diplomatici. Sono i giornalisti che dicono delle cose, non è che, anzi la linea non è un giocatore, cioè non c'è una dichiarazione di un calciatore che abbia detto qualcosa del genere. No. Sono i giornalisti che secondo loro c'è stato questo incontro, ma ci può anche stare, ci può anche stare. Voce di Dio, no? Lei mi può insegnare certe cose. Non lo so, io lo vedo in confusione. Stasera il Napoli magari vincerà pure, cosa che io spero tantissimo. Però deve fare attenzione, io Garcia lo vedo molto in confusione. Vabbè, speriamo che non sia così. Io auguro a De Laurentiis di trovare meglio. Vabbè, noi ci auguriamo che stasera possiamo convincerla del contrario. Ma guarda, lo spero tanto, però io vedo ripeto, mi scuso se sono ripetitivo, lo vedo in confusione, che non sa manco lui a certe volte chi deve mettere in campo. Questo io noto questo, ecco qua. Vabbè, pare che voglia ritornare sempre sui suoi moduli e poi qualcosa all'ultimo momento, un ripensamento, e vedo che magari torna sul letto, non voglio parlare di Spalletti, lasciamolo stare. E poi torna magari per volontà esterna e insomma torna sempre sul gioco che diciamo che facevamo l'anno scorso. Convinto da che cosa? Io non lo so. Però non mi pare che diciamo sia farina del suo sacco. Ecco qua. Vabbè, grazie. Vuoi dare un pronostico per la partita di stasera? Saluto tanto Ietto, Grazie, no. Ma un pronostico non ce lo vuoi lasciare? No, il pronostico per me stasera il Napoli vince 1-0 e segnerà Zelischi. Va bene. Grazie della telefonata. Preoccupazione, però. Una telefonata preoccupata. Sì, sì. 1-0 Zelischi. Ha più agitato lui di Grazia. 89esimo magari. Volevo un attimo porre attenzione sulla dichiarazione di Simeone, che va in contrapposizione con il disagio attuale di Osimhen, cioè questo ragazzo Simeone che da quando è arrivato a Napoli non fa altro che esprimere amore per Napoli e per la squadra. No, ma è nuda in Instagram, è chiaro. È meraviglioso questo ragazzo, questo meriterebbe di giocare ogni partita, non fosse altro per la sua passione veramente. Su che serio. Peccato che c'è Osimhen là, sennò poteva dare di più. Ma è quello. Ma sicuramente. Ma non è infatti Osimhen, giusto? Oggi c'è un giocatore che... Come fai, Feli? Alza il livello della squadra. Certo, però... Però lui non si discute perché... È meraviglioso. Se mettiamo i minuti giocati, quello che ha fatto... No, decisivo, ha una media, per carità. Però, poi coesistere io credo sia un po' difficile. Sì. No, non credo che possano. Però, ha capito, c'è un ragazzo tutto. Che sta lì, che validissimo, perché veramente è valido Simeone. Caspita. Purtroppo sta lì a mordere il freno e nonostante ciò sta lì tranquillo. E che cosa ha detto adesso? Molto professionista. Lavoro, sono rispettoso delle decisioni. Ma riguardo un po' della telefonata, il Napoli visto nelle ultime 3 gare... Cioè, è un Napoli bello e convincente. Cioè, queste dovremmo essere più sereni noi. No, dovremmo essere sereni perché le prestazioni che ha fatto il Napoli devono far star sereni. Appunto, cominciamo. Al di là del risultato con Real Madrid. Rubicino, a proposito di cominciare a divertirci, si avvicina. Oddio, manca un po' di tempo. Però cominciamo a pensare al Natale con Puerto Svago, no? Esatto, sì, perché in realtà Salvatore Cerbone con tutto lo charme, dolce tipico di Natale di Charme, il dessert. Il dessert. Ci si è capito, lo merito una frase. Lo merito perché ci voleva. Dessert con molta sabbia. Con molta sabbia. Se vuoi andare a casa, puoi andare. No, metto la musica. No, a questo punto io chiuderei perché siamo veramente caduti in basso. Vabbè, come ci possiamo risolvere? Un altro quarto d'ora. Guarda, se torniamo seri un attimo, perché ha parlato anche il direttore. Stanno parlando, perché così torniamo un attimo, cerchiamo di normalizzarci. Meluso dice: sapevamo che Østigard e Nathan avrebbero fatto bene.
bene, Garcia e Italiano hanno affinità. L'inizio del campionato è servito per capire i nuovi concetti del nuovo allenatore. La squadra è rimasta quella dell'anno scorso, tranne che per i tre nuovi innesti. Ostigard e Nathan stanno facendo bene, e il fatto non ci sorprende perché sono giocatori che fanno parte di una rosa altamente qualitativa come quella del Napoli. E poi su Italiano lo conosco bene perché con lui ho trascorso un bellissimo periodo alla Spezia, dove ottenemmo anche una salvezza che valeva quanto uno scudetto. Però stasera tifo per Garcia. Meno male che Garcia comincia ad avere dei supporter che secondo me se lo merita pure dopo tutte queste. Prima di fermarci andiamo al telefono, pronto? Buonasera, sono Pasquale da San Giorgio a Cremano. Pasquale, buonasera, salutaci tutta San Giorgio, ce la fai? Ce la faccio, vabbè, è bello impegno, non proprio perché sono fresco, fratturato con tre costole, però quindi non giochi stasera? No, stasera non giochi. Stai in panchina, va bene. Ma nemmeno, stai, va a riposo. Che è successo? Come te le sei rotte? Faccio jogging, lunedì scorso non avevo un granché voglia, altre volte mi sono escoriato, però questa volta sono caduto di brutto e con la spalla sotto e mi sono fratturato. Aia, vabbè. Capita purtroppo. Non doveva capitare questo, qualche scoriazione me la sono anche fatta, poteva andare meglio, però purtroppo mi sono fratturato e non ci posso fare nulla. Aia, vabbè, siamo con te, La ringrazio, io sono provato da un po' a chiamarvi, c'è un signore in studio che sarà forse un ex arbitro e parlava dell'episodio di ieri sera del Milan, il quale mi ha lasciato per l'ennesima volta con l'amaro in bocca, è molto indispettito perché non ci vuole il VAR per vedere che il giocatore del Milan se l'è aggiustata con la mano. Ho spento pure perché non mi sentivo bene, ho detto domani mattina ti accendo e voglio vedere proprio le immagini del VAR che hanno estrapolato, dove si vede che Pulisic non tocca la palla con le mani, invece le immagini non sono partite. Con questo che voglio dire, stanno cercando di affossare, quando si toccano certi interessi e certe squadre da sempre, di affossare anche il VAR, e non è giusto. Io stasera spero che Napoli vinca, che Osimhen la finisca di tenere broncio, facciamo un'altra grande partita come la sappiamo fare noi, senza vedere la confusione dell'allenatore, e qui mi associo a quello che ha detto poco tempo fa l'altro signore che è intervenuto. Ma Garcia è una persona molto intelligente, ha capito che doveva chiedere alla squadra cosa c'era che non va, non andava, dopo due episodi di Clara e di Osimhen, una persona molto intelligente, ha un anno intero pieno per stare con la squadra e dare anche qualche novità, ma il nostro credo calcistico è il 4-3-3 e lo facciamo anche ben dati, siamo fortissimi. Vi ringrazio e volevo la vostra opinione, anche se l'avete detta poi dopo, su questa questione VAR, perché questo è un gravissimo precedente. Insieme a quello della Juve, la palla in fallo laterale, pienamente in fallo laterale, fuori, e se la Lazio dopo un po' subì un gol. Va bene, il tuo pronostico qual è? Il mio pronostico l'ho anche scritto, 3-1 per il Napoli. Ah, bravo, vabbè, siamo, insomma, stasera dovremmo vedere dei gol, almeno dai pronostici. Grazie. Grazie. Allora, ti faccio continua a seguirci perché ti faccio rispondere subito dopo la pubblicità, non cambiare canale, ma mi rivolgo anche a voi che ci state seguendo da casa, perché tra poco torniamo qui a quando gioca il Napoli con Napoli Fiorentina.